Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Belén Rodríguez ha parlato più di quanto avrebbe dovuto ed è stata costretta a correre ai ripari per porre rimedio alla polemica venutasi a creare a causa di un suo recente sfogo. Belén Rodríguez dovrebbe ben sapere che ogni cosa che dice o fa, nel bene o nel male, viene sempre scrutata con attenzione dagli utenti della rete che non vedono l'ora di scoprire tutte le sue mosse. Per questo motivo non ha stupito un suo recente sfogo in cui in maniera nemmeno troppo velata mandava a quel paese, per dirla alla buona, qualcuno a lei vicino. In molti hanno subito pensato che le parole della conduttrice di Tusi Que Vales fossero rivolte al padre di sua figlia Antonino Spinaldese, che al momento si trova nella casa più spiata d'Italia del Grande Fratello VIP, che non di rado si è espresso nei suoi confronti e della loro relazione. Le cose però sarebbero ben diverse rispetto a quelle che il pubblico ha dedotto attraverso il suo recente sfogo. Così Belén Rodríguez è stata costretta a correre ai ripari facendo alcune dovute precisazioni in merito alle parole da lei utilizzate negli scorsi giorni sul suo profilo Instagram. Belén Rodríguez ha dietro front l'importante precisazione su Antonino Spinaldese. Belén Rodríguez, dopo la polemica scoppiata sul web dopo le sue parole, è stata costretta a correre ai ripari rivelando che il suo recente sfogo è stato frainteso in quanto non è rivolto al padre di sua figlia ma a qualcun altro di cui non preferisce fare il nome. Per fare chiarezza ha esordito la compagna di Stefano De Martino, che ha rifilato un 2 di picche a Maria De Filippi per la prossima stagione televisiva. Il mio sfogo personale dell'altro ieri sera dedicato espressamente a una persona di cui non intendo rivelare l'identità, non è assolutamente riferito al padre di mia figlia ha dichiarato, mettendo a tacere il gossip che l'avrebbe vista attaccare Antonino Spinaldese a causa di alcune recenti rivelazioni fatte sulla loro passata relazione. Anche se è pur vero che non avrebbe avuto, almeno in apparenza, alcun motivo per attaccarlo considerando che non ha mai parlato in maniera negativa di lei al Grande Fratello VIP. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.